Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 67. Mi addormentai tenendo il braccio di Est. Mi addormentai sulla tavoletta del cesso. Ancora non è sveglia, non ci posso credere. È da 2 ore che non si sveglia. Papi, che cosa vuoi, Sara? Sei contenta? Papi, lo sai che non ero in me. Ottima scusa, guarda, adesso mi sono stufato. Alla prossima che combini, ti spediscono in centro psichiatrico. Non dici sul serio, vero papi? Vero? Esci da questo bagno e vai a preparare da mangiare. Va bene. Uscì dalla stanza con le lacrime agli occhi. Non voglio mandarla in un centro psichiatrico, ma se le voglio veramente bene, appunto per il suo bene e per quello di Est, è la cosa migliore che si possa fare. Finalmente Est si svegliò. Teo, che è successo? Sara, perdonami, non è colpa sua, ma nulla. Non te la prendere con lei, fallo per me. Va bene, andiamo a mangiare. Scendemmo in cucina e c'era Sara che preparava da mangiare con le lacrime agli occhi. La presi e l'abbracciai. Tata, tranquilla, scusami, non volevo alzarti la voce prima. Scusami te, papi, vi sto rovinando la vita. Non dirlo neanche per scherzo. Ci sedemmo a tavola e mangiamo.